Italico Forza, poi il suo prossimo portiere, senti lì, con Sarto, la persona sta a dire un po' come Rezza, e noi oggi ci sono la sua prova, è un po' momento, da qui, con il mezzo G, Giovanni Sciano, e il futbolo si è atletico, perché non è mezzo, è un po' di futuro per ci se il futbolo è il futbolo, si è un po' di futbolo, si è un po' di futbolo, si ok, c'è tutti i fatti, ma non è solo per sì, e non ci sono stati i segni, ma non è solo per sì, 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 ma sono le cose che si sta pensando, sta facendo molto attento sulla lotta, la prossima con così meno infatti c'è il gol dei stessi gol di Italia, questo è una lotta, ma non lo vince in anni, ma per poco stare in maggi sono a sera, ma sono adesso sono in maniera, tanto come gol sta attento sui gol, con questa niente strani, non lo ho, mi riesci da tutti in gioco, a lavorare in veloci, a maggi, sì, tutto questo è una lotta, sta di una produzione comunica. Dalje jedno za solucenje protivnika kategorija 5. i 6. razred okolim stavljena u pitanju su dječaci i kada smo naravno treći mesta, treći mesto osvojio je Lazar Tević koji se nama naravno vraći većnik Milora Stošić koji uređuje medalje ovim momcima. Drugo mesto u kategoriji 5. i 6. razrede čak u svojoj je Nikola Stanković. Evo je Nikola na posturu. Trebamo da gledam za Nikolu. I evo ostavljamo da proglasimo pobednika u kategoriji 5. i 6. razrede čak, a to je Lazar Jovanović. Evo Lazar je na pobedničkom posturu, dakle već naša medalja za Lazara i eto titula pobednika na 16. niškom polumaratonu u ovoj kategoriji. Malo fotografisanje, onda očekujemo